Formisano. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'1.13. Margherita, onorevole Fedriga, prego. Presidente, solo per specificare l'intervento del collega Molteni, non capisco intanto l'intento della Presidenza di dover intervenire ogni volta in difesa del Governo. Penso che debba difendere l'istituzione del Parlamento, non il Governo, rappresenta il La Parlamento. Presidenza E non poi ha per difeso nessuno, Presidente Fedriga. mi scusi, finisco dopo replico. Perché Liberiamo il banco del Governo, per la favore. Presidenza difende il Parlamento, non il Governo. Ma seconda cosa, oltretutto in più. Il collega Molteni si riferiva al provvedimento sulla legittima difesa dove il ministro non c'era, quindi la invito non soltanto a difendere i parlamentari e noi il governo, ma anche a correggere la sua posizione in quanto i dati di fatto testimoniano che il ministro Orlando non era presente quando si discuteva la legittima difesa. Grazie. Presidente Fedriga, la Presidenza non difende d'ufficio nessuno, la Presidenza ha semplicemente constatato che nella giornata di ieri il Ministro Orlando era presente e tra l'altro è anche intervenuto in aula. Poi su un altro provvedimento, quello è un altro discorso. Dopodiché sull'emendamento Margherita c'è un invito a ritiro. Prego. Sì, grazie Presidente. Questo emendamento nasce da una preoccupazione che pensavo fondata, e cioè quella che per i cittadini valdostani, che i cittadini valdostani siano in qualche modo costretti in prospettiva, quando sarà istituito il Tribunale della Famiglia, a dover addirittura uscire dai propri confini regionali per poter usufruire dei servizi appunto offerti da questo Tribunale. Una perplessità, una preoccupazione data dal fatto che il Tribunale di Aosta è molto ridotto nei numeri dei magistrati e che quindi difficilmente riuscirà a organizzarsi secondo le sezioni specializzate che sono previste appunto dalla legge. Una preoccupazione che aumenta anche nel momento in cui si pensa attualmente a tutte le funzioni svolte dal Tribunale civile ordinario e che appunto un domani saranno accorpate al Tribunale della Famiglia. Quindi il rischio addirittura di un depauperamento.